a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio in uscita per Carocci dal titolo Carmina Burana, una doppia rivoluzione, l'invenzione medievale e la riscoperta novecentesca di Davide Daolmi, che abbiamo il grande piacere di avere nostro gradito ospite, al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questa doppia rivoluzione dei Carmina Burana, un tema molto interessante. Prego, professore, a lei. Grazie Maurizio e grazie a Italia Medievale per l'invito. Sono felice di essere qui e di poter parlare di questo libro che uscirà fra pochissimi giorni, credo un paio di giorni, adesso è semplicemente stato presentato. Ovviamente il libro è dedicato a uno dei più celebri manoscritti medievali, cioè il Codex Buranus, reso celebre per quanto riguarda, insomma, la nostra percezione da una famosa cantata di Karl Orff, Carmina Burana, che ne ha, diciamo, diffuso i testi e creato un immaginario sonoro attorno. La doppia rivoluzione di cui parla il titolo si concentra sia sulla stesura del manoscritto, quindi siamo all'inizio del 200, che è un manoscritto, dal mio punto di vista, rivoluzionario. Intanto perché crea un genere che avrà grande fortuna, cioè il canzoniere, una fortuna letteraria soprattutto, ma nello specifico poi vedremo come la rivoluzione in realtà è nel clima che produce questo canzoniere e nel fenomeno che si lega. E la seconda rivoluzione è proprio quella che involontariamente la cantata di Orff ha prodotto sulla fruizione e della lirica medievale e in generale della musica medievale per quanto riguarda la contemporaneità, diciamo, gli ascoltatori dopo la seconda metà del Novecento, a partire dalla seconda metà del Novecento, nel senso che la cantata di Orff ha avuto un'influenza molto profonda su quel processo che è comunemente noto come Early Music Revival, e che ha preso degli indirizzi diversi da quelli che ci saremmo potuti aspettare in ragione proprio di alcune scelte estetiche della cantata, e a cui Orff evidentemente non aveva dato nessun peso. Ho voluto insistere anche su questo aspetto all'interno di un volume che di fatto è un volume che si occupa di cose medievali, sulla ricezione moderna, proprio perché credo che chiunque di noi sia arrivato al Codex Buranus attraverso Orff, e però molti di noi, quantomeno quelli magari più interessati a questi aspetti, ne percepivano anche, io ricordo, insomma, quando ho cominciato ad avvicinarmi negli anni universitari, ne percepivano anche un certo fastidio dell'Accademia, cioè l'Accademia ha sempre percepito questo brano di Orff come un po' imbarazzante. E le ragioni erano sostanzialmente due: una ufficiale, per cui sostanzialmente questo era un falso, nel senso che pur avendo uno stile arcaico, quindi all'interno di una produzione del primo Novecento legata all'avanguardia, quindi all'atonalismo, alla serialità, in realtà lo stile della cantata aveva un'espressione così tonale che rimandava all'antichità e quindi in qualche modo al Medioevo, pur avendo, diciamo, questo taglio estetico, in realtà era qualcosa di molto diverso da quello che era la musica medievale e quindi veniva percepita come sostanzialmente un artificio, una finzione. Ma in realtà questa non era la vera ragione. La vera ragione è che a partire dagli anni Ottanta la cantata di Orff ebbe una grandissima popolarità e proprio questa popolarità in qualche modo anche becera, perché poi legata a condizioni sostanzialmente non prestigiose, penso fu usata in spot pubblicitari come la Nestlé o altri prodotti poco legati, insomma, alle esigenze del manoscritto. Quindi creò un certo fastidio. Però è anche vero che la cantata, a prescindere da quelli che potevano essere i giudizi dell'Accademia, in realtà divenne un elemento proprio della cultura più ampia, più estesa, quindi potremmo dire la cultura popolare insomma, dagli anni Ottanta in poi, e condizionò profondamente, aveva già cominciato a condizionare profondamente. Ma su questo aspetto magari poi ci ritorno
avanti. Volevo riprendere quello che è poi il cuore del volume, cioè la questione della prima rivoluzione, cioè la rivoluzione che opera il manoscritto stesso. Come dicevo, è di fatto il primo canzoniere, e intanto perché si colloca cronologicamente prima della grande stagione dei canzonieri trobadorici, a pochi decenni di precedenza, e poi perché, in ragione di quelle che sono le nuove teorie che lo vogliono collocare, la redazione del manoscritto viene collocata in un territorio probabilmente molto vicino alla diocesi, cioè all'interno della diocesi di Bressanone, quindi in territorio italico pur germanofono, e quindi non più vicino a Vienna come erano le prime teorie, e ovviamente non legato al monastero di Urano come era stata la tradizione ottocentesca. Insomma, in questa collocazione ci accorgiamo che il Codex Buranus è proprio di una regione che poi sarà la Marca Trevigiana o la Gioiosa Marca, come la chiamerà Dante, dove appunto gli stessi manoscritti trovadorici prenderanno piede probabilmente in quegli anni o pochissimo dopo. Quindi, seppure non c'è una contiguità, non solo perché il manoscritto è in latino mentre i canzonieri saranno in volgare, ma perché il manoscritto rimane sostanzialmente incompiuto e quindi probabilmente non circola. Si diceva, se non c'è una contiguità fra i due manoscritti, c'è però una riconoscibilità di un clima culturale che induce in questa direzione, cioè alla raccolta di canzoni. E uso il termine canzoni e non carmi o carmina, proprio perché di fatto questo è il Codex Burano, cioè una raccolta di canzoni, anzi potremmo dire un'enciclopedia, e in questo senso è straordinariamente innovativo, nel senso che vengono selezionati per generi e per tipologie varie canzoni. Ma dicevo, qual è la vera rivoluzione? Più che l'invenzione del genere, la vera rivoluzione è trasformare la canzone da un prodotto puramente performativo, cioè che esiste nel momento in cui viene rappresentato, cantato, eseguito e poi sparisce, a un prodotto che può essere fermato su carta, ricordato attraverso un testo, evidentemente anche una notazione di cui il Codex Burano reca traccia, seppure una notazione che noi non siamo in grado di trascrivere completamente. Per poterlo fare abbiamo bisogno di confrontare queste musiche con altri manoscritti che riportano la stessa musica, lo stesso testo, in una forma per noi più trascrivibile, che comunemente viene detta diastematica, cioè con la possibilità di riconoscere le altezze. In questo senso, però, l'operazione che fa il Codex Buranus, cioè di riconoscere la canzone non più come esclusivamente un prodotto performativo, cioè un prodotto del momento, ma un qualcosa che può mutare di stato e diventare un testo, è una rivoluzione fondamentale, perché per noi possiamo pensare alla lirica come un fenomeno scritto. Ma fino a quel momento non era così, insomma, la lirica era qualcosa che circolava per l'Europa, che travalicava anche i confini, ma non era nulla di consistentemente riconoscibile. Certo, si era già trascritta, insomma, già in altre circostanze, però con l'idea di conservarla e riconoscerla come un prodotto che può esistere nello suo status di scrittura, sia con l'utilizzo della notazione sia del testo, questa cosa non era avvenuta. Dicevo, l'altro aspetto del Codex è appunto quello di essere una sorta di enciclopedia, e si vede come questa enciclopedia è un meccanismo che cerca di capire quali sono le strategie migliori per poter recar traccia scritta di una canzone, perché la prima parte del Codice sono canzoni di alto livello, potremmo dire filosofico-moraleggiante, poi segue una seconda parte di carattere amoroso, e poi c'è una terza parte didascalica, una quarta parte che riutilizza le melodie e quindi le forme della lirica germanofono, quindi del Minnesang, per
per riprodurre dei canti latini, quindi fa un'operazione di appropriazione di quello che è il repertorio cortese, e un'ultima parte legata a canzoni di intrattenimento, comunemente dette potatoria, cioè insomma, canzoni sul vino, sul mangiare, sui piaceri della vita, che sono canzoni che non sarebbero mai apparse in un codice. Quindi, come si vede, una sorta di accettazione di generi musicali sempre meno prestigiosi e tenuti insieme da un unico elemento, cioè la musica, il fatto che siano tutte cose che si debbano necessariamente cantare. Quindi, diciamo, in questo senso il codice crea un genere, perché riconosce nella musica il tessuto connettivo di un prodotto che altrimenti sembrerebbe semplicemente letterario. Fra l'altro, il codice raccoglie quello che è il meglio probabilmente della produzione fra XII e XIII secolo in medio latino, anche se ha dei testi in tedesco, ma la prevalenza è in latino. E qui abbiamo autori di grande prestigio, e anche in questa direzione va, se vogliamo, la voglia di essere una sorta di enciclopedia di adesso. Leggo per non dimenticarmeli, ma abbiamo nomi tipo Ilario d'Orléans, Ugo Primate, l'archipoeta, Pietro di Blois, Gualtiero di Châtillon, Filippo Cancelliere, cioè praticamente tutto quello che è il meglio della lirica di quel periodo, della lirica europea, quindi con una capacità e una comprensione del fenomeno molto ampia. È interessante osservare anche come l'elemento goliardico che noi attribuiamo tendenzialmente al Codex, anche in ragione delle scelte specifiche che farà poi Orff nel Novecento, sia è in realtà un aspetto abbastanza marginale e non così significativo, e in più in generale potremmo dire che la stagione dei Goliardi è probabilmente più una ricostruzione, cerco di parlarne abbastanza diffusamente, è più una ricostruzione ottocentesca che non una realtà storica, nel senso che di fatto questa è una poesia di alto livello, evidentemente che si muoveva all'interno delle corti o delle università, ma che ha poco a che fare con l'intrattenimento di clerici vagantes, più o meno scapestrati o più o meno irriverenti. Sono in realtà tutte figure molto ben inserite all'interno del loro contesto culturale, che molto attente a quella che è la cultura del momento. Insomma, è anche una testimonianza cronachistica molto importante. L'aspetto che spero possa interessare è anche la chiave di lettura che viene offerta per quella che appunto è la seconda rivoluzione di cui parlo nel libro, cioè quella che accennavo prima, essere stata promossa più o meno involontariamente, anzi forse più involontariamente che no, da Orff stesso. Nel senso che il fenomeno dell'early music revival, cioè del recupero della musica antica, che si sviluppa a partire dalla seconda metà del Novecento, è profondamente influenzato da quelli che sono gli studi del primo Novecento, gli studi musicologici, e condizionato anche da uno stile, da un ideale musicale che, per semplificare, potremmo ricondurre, almeno per quanto riguarda la musica antica, cioè quella medievale, ricondurre a due grandi filoni, il canto gregoriano, cioè il canto liturgico, e quella che era la mottettistica 3-400, quindi una mottettistica sostanzialmente a cappella, priva di elementi ritmici, che si sposava evidentemente con lo stile gregoriano, anch'esso sostanzialmente distante da una visione ritmica della musica. Al contrario, l'operazione che fa Orff, in questo senso, è anche abbastanza in contrapposizione all'ambiente culturale, è proprio quella di inserire un'attenta costruzione ritmica attorno al verso latino e riconoscere nel verso latino, che è un verso metrico molto attento alle strutture metriche, quindi al valore ritmico della parola, riconoscere proprio le prerogative ritmiche e restituirle attraverso la musica. Questo immaginario musicale, che era assolutamente inedito, almeno per Orff scrive la cantata nel 37,
Questo fra l'altro gli porrà ulteriori problemi di disagio, perché praticamente è l'unico brano famoso prodotto da un compositore attivo durante il Terzo Reich. E quindi a partire dagli anni 90 ci saranno delle ulteriori polemiche nei suoi confronti, in quanto appunto un compositore in qualche modo che interagì con il regime nazista. In realtà poi, come spiego nel libro, questa è stata una ricostruzione in parte faziosa, in parte esagerata. La verità è che sostanzialmente si ritrovò in una condizione storica a cui Orff sostanzialmente non sentiva di appartenere, ma che evidentemente non poteva fare a meno di rifiutare, se non facendo come avrebbero potuto fare altri, cioè emigrando. Ma fu uno dei pochi, fra l'altro, che scelse alla fine di non prendere la testa. Quindi, insomma, le accuse di nazismo che gli furono poi attribuite sono abbastanza inconsistenti. Ma al di là di questo fatto, dicevo, l'aspetto importante fu la sua attenzione al ritmo in un contesto culturale in cui la musica antica sostanzialmente era priva di ritmo, in particolare la musica medievale. Vorrei precisare, Orff non pensava affatto di rifare musica medievale, ma semplicemente di adottare degli stilemi musicali semmai che rimandavano alla musica barocca italiana, non necessariamente al Medioevo. Ma la sua attenzione al verso latino è un'attenzione particolarmente interessante, che ne restituisce una caratteristica che è poi un aspetto che l'attenzione musicale alla lirica mediolatina avrebbe poi sviluppato. E questo secondo me è un elemento particolarmente significativo, che permise a un fenomeno successivo, evidentemente, cioè del secondo dopoguerra, di prendere una strada molto diversa da quella che poteva essere l'immaginario della musica medievale, che si era fino a quel momento costituito. E in particolare, la fortuna delle intonazioni che sono state incise a partire dagli anni 60 delle liriche di Orff, e stiamo parlando di una trentina di LP prima e poi CD, quindi un'attenzione discografica a un prodotto, quindi alla lirica medievale, è un prodotto sostanzialmente molto di nicchia. Quindi appunto le melodie dell'epoca pensate per quei testi, per i testi selezionati dal Codex Burano, è straordinariamente importante nel panorama della discografia della medievistica. E quindi è però tutto sostanzialmente sempre molto attento al valore ritmico della parola latina. E questo lo si deve perché il modello che si aveva in testa era quello della cantata. E lo si fece anche contrastando quelli che erano un po' le correnti musicologiche più importanti. In particolare, se ancora negli anni 60 e 70 non ci fu una vera posizione ufficiale su quali fossero i modi per poter cantare il Medioevo, a partire dagli anni 80 vi furono, in particolare dalle università inglesi, quindi Oxford e Cambridge, vi fu una scelta di eliminare tutto ciò che non fosse strettamente appartenente alla scrittura musicale. Quindi si tenga conto che le melodie medievali non danno informazioni sul ritmo, il quale invece è nel metro del verso, sostanzialmente a esecuzioni nuovamente prive e di armonizzazione e di ritmo e di orchestrazione, potremmo così dire. E invece la tradizione della lirica medievale continuò su una tradizione parallela a questo modo di fare la musica antica, che deve sostanzialmente il riferimento a Orff. L'aspetto interessante è che questo prodotto, cioè le liriche del Codex Buranus, spopoleranno, nel senso che influenzeranno anche poi quella che sarà la musica, meglio, diciamo, prodotti della musica non necessariamente legata alla musica antica, ma alla musica contemporanea, che reintoneranno le liriche del Codex, e in particolare
tutti quei fenomeni di riappropriazione dell'antico, di gruppi musicali, sia rock che pop, ma per esempio metal, o anche di gruppi musicali che ripensano l'antico in una chiave moderna, sfrutteranno moltissimo le liriche del Codex, proprio per questa potenzialità in parte eversiva, ma per la ricchezza dei contenuti di queste liriche, che permetteranno di dare, insomma, dare materiale interessante a gruppi in genere, insomma, non mainstream, ma insomma a gruppi interessati a ragionare sui problemi del testo, i problemi della parola, i problemi della musica. In questo senso, l'ultima parte del libro si concentra su questo fenomeno di ritorno all'antico, che è sempre più diffuso, questa attenzione al Medioevo che negli ultimi anni sta crescendo e che probabilmente è un fenomeno legato anche al disagio di una modernità forse eccessivamente rapida, eccessivamente accelerata, dove ogni innovazione comincia a diventare, non essere più un motivo piacere, ma insomma sembra quasi più essere una preoccupazione, penso, non so, all'intelligenza artificiale e altri fenomeni paralleli, che spiegano per quali ragioni molti degli indirizzi che attualmente sta prendendo la modernità siano indirizzi che guardano al passato con così attenzione. Dal nostro punto di vista, dal punto di vista di un medievista, questa rinnovata attenzione per la lirica mediolatina è evidentemente un aspetto per me affascinante e straordinariamente interessante, e permette di riavvicinare questi testi che altrimenti rischiano di rimanere all'interno di sillogi, insomma, molto per addetti ai lavori, e che al contrario invece sono ricchissimi dal punto di vista della qualità dei contenuti. È molto molto interessante. Si potrebbe stare qui ore a sentirla perché davvero merita, ma la cosa migliore da fare è comprare il libro. Quindi io, come mia abitudine, ricordo il titolo, che è Carmina Burana, Una doppia rivoluzione, di Davide Daolmi, appena pubblicato da Carocci, quindi un editore che è una garanzia. E io ringrazio tantissimo il professor Daolmi per essere stato nostro ospite e avercene parlato. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci.